Buonasera a tutti, sono molto contento di vedervi così numerosi e io porto il saluto da parte del Festival Francescano a tutti voi. Festival Francescano che vuol dire tutto il mondo francescano in tutte le sue sfumature, coloriture e tipi di presenze diversi. Dunque frati, suori, suore, laici, tutti quanti. Vi ricordo che gli eventi sono gratuiti, aperti per tutti, da sempre, e se questa caratteristica vi piace, può sembrare un po' paradossale, ma è così, la gratuità ha un costo e quindi abbiamo bisogno del vostro aiuto, dell'aiuto di tutti. E se avete dunque il desiderio di darci una mano a mantenere questo tipo di attività di proposta, con qualche donazione potete chiedere ai personaggi, ai volontari che riconoscete facilmente per la maglietta arancione. L'iniziativa di questa sera avviene con la collaborazione di San Paolo Edizioni con il sostegno di Cattolica Business Unit di Generali Italia. E soprattutto sono contento siamo contenti come francescani di lasciare la parola a Paolo Curtas come diffusore della parola, un testimone della parola, quello che per voi, per molti di voi è occasione di un nutrimento, finalmente di qualcosa, di qualcuno che vi aiuta ad incontrare la parola in modo vivace ed attuale, e per molti di noi anche un aiuto professionale. Perché poi quando si va al pulpito non si ha sempre chiaro che cosa si può dire e personaggi come Paolo sono di grande aiuto da questo punto di vista per noi sacerdoti che ci troviamo settimanalmente a tentare di commentare per le assemblee liturgiche la parola liturgica. Ecco, a te la parola Paolo. Grazie per tutto ciò che ci dai e ci darai. Buonasera a tutti, grazie di essere venuti. Voglio ringraziarvi soprattutto perché avete pensato a me che arrivavo dalle montagne, sono partito con 8 gradi stamattina, sono arrivato a 28 gradi, ho detto devo avere sbagliato nazione. È una gioia per me tornare qui dopo qualche anno, anche se frequento Bologna in parrocchia ad ogni tanto, quindi è bello rivedere volti amici e soprattutto è un onore essere qui in occasione del Festival Francescano. Ora, il titolo della chiacchiera, conferenza, meditazione è un po' sulla linea del mio ultimo libro edito con la San Paolo, che è uno dei miei principali editori. Però non parlerò del libro, così il mio editore è contento. No, nel senso che lui lo sa che io cerco di riflettere quando mi viene dato un tema e devo dire con molta, molta, molta sincerità che sono rimasto folgorato, complimenti al marketing di chi ha inventato, di chi ha coniato lo slogan, il titolo di questa edizione, Attraverso ferite. Là dove c'è questa felice ambiguità del dire che tutti noi attraversiamo ferite, ma che solo attraverso ferite arriviamo a prendere consapevolezza di qualcosa di grande. Ora, devo dire che se un grande frutto alla Chiesa e non soltanto alla spiritualità francescana sta dando questo 8° centenario delle stigmate, da quel 17 settembre del 1224 a Laverna, e ho partecipato durante quest'anno a più incontri su questo tema. È stato al di là del fenomeno, dell'evento, delle stigmate, il fatto di aver invitato molti fra noi, a partire da Francesco, che è e rimane una figura di una forza, di una potenza, di un fascino, a cui io personalmente devo tanto, ma penso molti fra noi qui dentro. Francesco che non fu Cristo, ma nessuno seppe assomigliargli così tanto, come si diceva, oppure come viene chiamato dalla Chiesa Ortodossa, il somigliantissimo a Cristo. Ebbene, in quel momento, a Laverna, Francesco compie un percorso ed è stato molto bello che quest'anno abbiamo riflettuto su questo, perché le ferite, il dolore,
l'impasse, gli arresti, i fallimenti fanno parte esistenziale della vita di ciascuno di noi, anche del discepolo. Però quando mi trovo ad affrontare questo tema non vi nascondo un po' di ansia legittima e cattolica, perché devo stare in un precario equilibrio fra due eccessi che sperimentiamo dentro di noi e che anche la Chiesa nel suo divenire storico ha sperimentato. Da una parte il mondo in cui noi oggi viviamo, che è un bel mondo, che è un mondo complesso, che è un mondo difficile, ma un mondo che Dio ha talmente amato da mandare il suo figlio unigenito e che pare rifiutare la sofferenza e la ferita, in cui per esempio l'idea del benessere, proprio il termine tecnico, rischia, cammino lentamente sulle uova, capitemi, prendetemi per diritto, ma diventa quasi una sorta di idolo. Se voi qualunque cosa facciate ci mettete il benessere dentro, tranquilli che un po' vende. Ma come dico sempre io, è bellissimo riuscirsi a ritagliare un weekend alle terme o dove volete voi e farsi massaggi, ma se sono una persona irrisolta prima di entrare, tornerò fuori come una persona irrisolta un po' più riposata. Cioè, mi sembra che il grosso rischio oggi sia quello di negare l'evidenza che la vita comporta una fatica, una disciplina che ha dentro di sé delle ferite. Una cosa che forse per i nostri padri, ma anche in altre culture, era evidente, era ovvia, diamolo per scontato. E oggi un pochettino c'è un po' questo rischio. Allora, questo è un primo eccesso, che noi comunque siamo un po' così, perché tutti noi qui dentro, io per primo, vorrei stare meglio. Vorrei stare meglio in salute, vorrei stare meglio con me stesso, voglio stare meglio con le relazioni, vorrei non avere preoccupazioni di lavoro, vorrei non aprire come primo fatto in albergo le notizie e fare la conta di quante guerre, di quante minacce atomiche ci sono. Poi ci penso e mi ricordo Paolino quando era alle superiori, prima del crollo del muro di Berlino, ben prima, mi ricordo nell'84 di aver assistito a una conferenza nella mia città in cui un americano era venuto a parlarci, a terrorizzarci parlando di guerra atomica, e quella notte non ho dormito, mi ha detto nulla di nuovo sotto il sole, direbbe il buon Coelet. Ma da una parte c'è un po' questo rischio, una specie di anestesia dal dolore, ma non nel senso legittimo ovviamente di curarsi e di stare bene, ma di rifiutare qualunque cosa abbia a che fare con fallimento, sofferenza, marginalità. Dall'altra però immagino di stare parlando a persone che hanno o un'appartenenza alla fede cristiana o hanno una curiosità, e sappiamo quanto sia stato importante all'interno del cammino del cristianesimo la riflessione sulla sofferenza, e in particolare a partire dalla sofferenza di Cristo sulla croce, ma come a volte, guardate come metto tante, a volte in certi contesti questa cosa si sia fermata al Venerdì Santo. Da anni, da quando mi ricordo che sono appassionato di parola e medito e vivo e ho una vita piuttosto creativa, anche un po' complessa agli occhi degli altri, però da anni per me è chiara una cosa: se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, come scriveva quel turco di Sauron. Cioè, se la nostra fede, la nostra spiritualità, la nostra devozione si ferma al Venerdì Santo e non approda alla Pasqua, al cristianesimo manca il pezzo essenziale. Bene l'aveva capito frate Francesco Poverello, che pur segnato non tanto nel corpo, ma anche nel corpo, ma soprattutto nell'anima, nello spirito, da mille e mille sofferenze, dategli dalla sua scelta, dategli, mi permetto, non sono un esperto, però con tutto l'affetto e l'amore che ho per Francesco, ormai anche da un punto di vista storico questo è abbastanza assodato, questo Francesco che probabilmente non aveva grandi intenzioni di fondare una dei religiosi, che aveva desiderio di seguire il Vangelo sine glossa, come dice lui, e che poi questa sua intuizione diventa contagiosa e che poi va gestita in un momento molto delicato anche per la Chiesa dell'epoca. Francesco che si trova a dare le dimissioni, a prestare fedeltà a Elia, a Francesco che si ritira nel Reatino per stare un po' lontano da tutto,
Francesco che quando è malato viene mandato a prendere dalla città di Assisi, che non sia mai che muoia fuori dalla città, che poi ci rubano anche il santo. E Francesco tutto questo è come se lo avesse trasfigurato. Perciò, e sono totalmente d'accordo con chi, ho letto anche alcune riflessioni di eruditi francescani in questo ottavo centenario, le stigmate di Francesco sono anzitutto una sofferenza dell'anima, che poi si esplicita, e vedremo in che modo si esplicita. Bene, allora siamo in equilibrio fra il rischio di una sorta di va tutto bene ma da mala marchesa, una sorta di, come direbbe Amos, ai gaudenti del regno del nord che vi stravaccate sui vostri divani e non vedete quello che sta succedendo, e dall'altra però il rischio di un dolorismo, di un'accentuazione del dolore e della sofferenza. Ho un figlio di 20 anni e mi rendo conto, quando parliamo francamente, di quanto a volte, forse è la mia esperienza, ma vedo confrontandomi con altri genitori che per molti è così, quando mio figlio mi dice ma voi credete a quella roba lì, e di fatto è un po' una religione triste, la religione del crocifisso, una religione del sofferente. Ora so per esperienza che per me non è così, ma so che a volte un po' questa impressione viene. Bene, io cerco di fare slalom, essendo montanaro, fra questi due eccessi. E mi è venuto incontro in questi giorni in cui ho pensato un po' a quanto dirvi in questo breve intervento questa sera, mi è venuto incontro la parola, come sempre accaduto nella mia vita. Un Vangelo che abbiamo letto nella versione di Marco 2 domeniche fa, ma che prendo nella versione di Matteo, che tra l'altro diventa estremamente, come dire, attuale in questo momento di guerra fra Libano e Israele del Nord. Lì a Banias, Cesarea dei Filippi, Gesù ai suoi chiede di mettersi in gioco. Leggo nella versione di Matteo: dopo avere chiesto cosa dice la gente di me e cosa dite voi di me, sapete che Simone fa questo exploit dicendo tu sei Cristo, ci voleva tanto fegato per dire questo, Gesù non era in alcun modo somigliante all'idea di Cristo, di Messia, che c'era nella stragrande maggioranza del Primo Testamento. C'era solo qualcosina, due capitolini in Isaia che parlavano di un Messia sofferente. Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti, degli scribi, venire ucciso, risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo dicendo: Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai. Ed egli voltandosi disse a Pietro: va dietro a me, Satana. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli che se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. E qui capiamo il precario equilibrio che come cristiani siamo chiamati ad avere. Gesù ha detto che sì, lui è l'inviato di Dio, ma spiega ai suoi e a noi in che modo vuole essere Messia, quale scelta ha fatto, e lo ha dimostrato già da subito nel Vangelo di Luca e nel Vangelo di Matteo durante quelle che noi chiamiamo le tentazioni. Non un Messia trionfante, muscoloso, politico, ma un Messia dimesso, arrendevole, diciamo anche un po' perdente, se vogliamo dirla tutta, nella logica del mondo. Allora, dopo essere stato riconosciuto così, Messia spiega benissimo ai suoi e a noi in che modo lui vuole essere Messia. E dice una cosa semplicissima, che lui è disposto a morire, piuttosto di cambiare la sua idea sul Padre. Tutta la sua vita è orientata al Padre, all'annuncio del Regno. E lui, a costo di morire, porterà avanti quest'idea. Patti chiari, amicizia lunga. A questo punto è bellissimo, perché Pietro, che in Matteo, sapete, è appena stato nominato Papa, lo prende da parte e dice: Signore, tu scoraggi il morale delle truppe. Come si può mettere insieme la parola Messia con la parola morte? Come si può mettere il compimento, la felicità, la pienezza con la parola sofferenza e croce? Per noi è incompatibile, e quello che dice Pietro è quello che in fondo penso anch'io.
Pietro dice questa frase terribile: Dio non voglia, Dio non voglia, Dio te ne scampi, speriamo bene. Gesù ha appena detto qualcosa di enorme e Pietro di tutto questo gli è rimasto solo nell'orecchio morte, non il perché, non che Pietro è ancora lontano anni luce da capire questo, che quello sarà il modo definitivo, la croce, il modo che Gesù avrà di dire è tutto vero. Altro è fare una bella conferenza davanti a 200 persone, altro è morire in croce. Me lo chiedeste e non accetterete, vi voglio bene, ma non così bene. Gesù sulla croce dice che ciò che ha detto e fatto è vero, è autentico. Per noi la croce da allora è diventato questo innalzamento che Gesù profetizza a Nicodemo in Giovanni al capitolo 3, quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Questa è la misura dell'amore di Dio per te. Dio è nudo, appeso, osteso, donato. Ecco, Dio è così, smettila di pensare ad altro. E Pietro deve convertire, deve tornare ad essere discepolo. Satana deve tornare indietro, deve tornare a essere discepolo, non maestro. Non è Pietro che deve dire a Dio come fare a fare Dio, ma deve tornare dietro. E qui Gesù dice un'altra cosa che, ahimè, e sentite le uova che scricchiolano perché sto camminando sopra, lo dico con molto rispetto, è complesso ovviamente, io parlo per paradossi, ma è vero, questa che è la frase forse più male interpretata del Vangelo: chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E tutti noi siamo fissati su prendere la sua croce, come Pietro è rimasto ossessionato dalla morte. E da lì ci siamo creati questa teologia della croce da portare, che Dio manda, questa poi me la dovete ancora spiegare, e che quindi io devo portare. Lo dico con rispetto, prendetemi per diritto, però Gesù non ha detto questo. Gesù sta dicendo: Simone, io sono disposto a morire, mi vuoi venire dietro? Devi essere disposto anche tu, devi prendere la tua croce. Amici, lo dico con tutta la debordante vita che ho vissuto, tra le poche certezze che mi sono rimaste nel cuore: Dio non manda le croci, gli altri, i miei giri di testa, certe condizioni della natura umana portano sofferenza. Non lo vedo Dio che si alza al mattino e con la vestaglia un po' assonnato e una tazza di caffè bollente in mano schiaccia dei pulsanti, ha una madre, un tumore, un altro va a sbattere contro un tir, non me lo vedo sinceramente. Ma qui dentro Gesù dice una frase che ci dicono quelli che studiano la Bibbia. Io non sono un biblista, ci tengo a sottolinearlo, ma un pastoralista. È probabilmente la frase più ripetuta da Gesù nei quattro Vangeli. E probabilmente si dice un'ipsissima verba, cioè certamente parola per parola Gesù ha pronunciato questa frase: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Cioè Gesù intende la croce, la ferita, come un dono totale di sé, un perdere nel senso non di smarrire come la pecora smarrita, ma di dono. Fai della tua vita un dono, che non è, ci tengo a sottolinearlo in questi tempi un po' confusi, una sorta di legittimo e dignitoso afflato antropologico di sostegno, di solidarietà che c'è, ma che per un cristiano è manifestazione di ciò che ha incontrato, è un'eccedenza dell'amore con cui si è confrontato. Ecco, allora quando io leggo attraverso ferite trovo questo precario equilibrio. Mi piace citare il caro amico, il grande Don Fabio Rosini, che prima della Quaresima dice, non lo dico in romanaccio, ma lui dice in romanesco stretto, dice: ma smettetela di cercare di fare i fioretti, accogliete finalmente i fioretti che la vita vi dà. Ci sono delle situazioni nella vita in cui facciamo fatica, ok, non subirle, accoglile. E poi una seconda parola che mi ha invitato a approfondire ancora di più, che è semplice. È una frase che a volte mi dimentico e sbaglio, perché farebbe del bene alla mia anima, soprattutto quando sono un po' preso come tutti noi, un po' dalla preoccupazione, un po' dall'ansia, un po' dalle cose che a volte vanno o non vanno. E Gesù dice, Marco al capitolo 8, che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero
se poi perde la propria anima? E che cosa potrebbe mai dare in cambio della propria anima? Cioè Gesù dice una cosa semplicissima, dice: ma guarda, in che cosa consiste la tua vita? Cosa resterà di te? Che cosa è stata la tua vita? Per me questi 60 anni, per voi gli anni che hai vissuto, cosa sono stati? Io, e lo faccio sempre e sbaglio, quando qualcuno non mi conosce dico quello che faccio. Scrivo un sacco di libri. Io sono altro. E cosa mi definisce se non la mia ricerca? Se non il mio essere irrequieto, irrequieto per grazia. Tutti noi restiamo affascinati dalla figura di Francesco, ma cosa caratterizza Francesco se non che ci sbaraglia, perché è veramente innamorato di Cristo? Lui che da bravo cattolico battezzato, con madre Pica, col papà Pietro, andavano a messa tutte le domeniche, a San Rufino, bla bla bla, come tutti noi. Ma cos'è che è scattato a un certo punto? Lui stesso lo racconta nel suo testamento, che vedeva i lebbrosi e ne provava ribrezzo, e poi Dio diede a me di provare tanta compassione, e quella compassione mi rimase una volta tornato a casa. Una sorta, scusate l'arditezza del paragone, di giovane Siddhartha, che vede cos'è la vita veramente e decide di strutturarla in maniera completamente diversa. Ecco, questa è la prima cosa che vi volevo dire. Gesù dice a tutti noi che seguire Lui significa osare, rischiare, mettere al centro il volto del Padre anche a costo di morire, e che la vita va vissuta donandola. Allora mi chiedo e vi chiedo, se questo tempo che stiamo vivendo, che io considero essere un tempo di grazia, non di disgrazia, un tempo in cui anche dal punto di vista ecclesiale, e parlo dell'Europa e dell'Italia, ma non parlo di altre chiese nel mondo, si fa un po' fatica, vero o no? Si fa un po' fatica, e non so come sia la vostra chiesa di Bologna, conosco diversi preti di Bologna, ma so che insomma anche voi come tutti un po' faticate. Come dire, un modello che noi abbiamo vissuto e che ha funzionato bene per 5 secoli abbondanti, oggi fa fatica. E ve lo dice uno che abita a 8 km dalla Svizzera e a 15 dalla Francia, dove intere zone, noi diremmo intere regioni, non hanno più il cristianesimo, se non qualche sparuta presenza. Io mi interrogo, ne soffro anche, devo essere sincero, ma mi interrogo, faccio mia la parola di Gesù che dice: sapete riconoscere i segni dei tempi, perché non sapete riconoscere questo tempo? È un'altra parola che mi ha nutrito, soprattutto durante quel momento drammatico, ma anche fecondo, che è stato il Covid, e in particolare i giorni in cui siamo stati chiusi in casa, in cui Gesù dice, scusate, Dio dice nell'Apocalisse: ecco, io faccio nuove tutte le cose, non ve ne accorgete? Mica tanto. È finito il cristianesimo in Europa? No, è finito un modello di cristianesimo, e stiamo costruendo qualcosa che probabilmente non vedremo. Forse una chiesa più piccola nei numeri, forse più dinamica, ma soprattutto, spero, mi auguro, un po' più incendiata. Noi siamo qui, pensate, a ricordare un giovane del centro Italia vissuto 800 anni fa, attraverso ferite. Ecco, la prima cosa è questa: quando c'è tanto amore, quando c'è tanta passione, quando il fuoco brucia, a volte ti scotti, a volte succede che c'è qualcosa che non funziona, ma è la chiave di lettura, la tua anima che in qualche modo ha trovato un orizzonte, un orientamento. E nello stesso tempo Gesù che dice a Pietro: guarda che io non voglio cristiani a traino, attenzione, non sto dicendo facciamo le selezioni, facciamo gli esami perché è cristiano e chi no, lo sa Dio, ma certamente Gesù, non Paolino, è venuto a dire: sono venuto a gettare il fuoco sulla terra, e come vorrei che fosse già acceso. A volte il mio cristianesimo, se va bene un forno a microonde, altro che il fuoco. Quando va bene, l'opzione scongelamento, altrimenti riscaldare la pietanza.
Una seconda riflessione, quindi la prima cosa che vi ho detto è questa: attraverso ferite vuol dire però trovare un punto di equilibrio fra un dolorismo che non è cristiano e una dimenticanza della sofferenza, un negare la sofferenza che non è reale. E Gesù ha attraversato anche lui questo percorso. Una seconda riflessione che mi è venuta in mente, poi prendevo appunti e poi ho provato a mettere insieme tutte queste cose. E io guardo un po' la mia esperienza, di cui vi accennerò brevemente alla fine, visto che l'ultimo libro che è uscito, l'ultimo di oltre 60, è di fatto un'autobiografia. Fa un po' ridere, sono ancora vivo e già fanno un'autobiografia. Vivo è una parola grossa, però ci siamo capiti. Attraverso ferite, mi è venuta in mente una cosa che credo tutti voi avete sperimentato: ci sono ferite e ferite. Ci sono cioè quelle legate alla nostra natura. Nasciamo, cresciamo, sperimentiamo, gioiamo, piangiamo, invecchiamo, ci ammaliamo, moriamo. Semplice. Ora sto per dire una cosa molto forte, non vorrei mandarvi di traverso l'aperitivo: moriremo tutti, l'hanno detto. Magari, come dico sempre io, fra 50-60 anni, attorniati da tutti i nostri familiari, fino ai pronipoti, in una splendida villa rinascimentale col sindaco che sta inaugurando la piazza del paese a nostro nome, ok? Ma moriremo tutti. E questo è inevitabile, non è che Dio ce l'ha con me. Quello che vivo io è che già prima della pandemia, ma dopo ne siamo usciti fuori 100 volte peggio, in cui la gente è sbandata, arrabbiata. Ci sentiamo tutti un po' a credito o no? Un po' una fregatura sta vita. Ce l'abbiamo su con qualcuno, magari anche con Dio, che potrebbe non fa. Pensiamo al tasso di violenza che è cresciuto esponenzialmente nei linguaggi, sui social che io abito, per strada. Prima di entrare ho assistito a una scena di un signore che ha iniziato a insultare i poliziotti qui di fronte, non so bene per che cosa, ho detto, perché mi sento. Iniziamo bene, ci sta, c'è tanta rabbia dentro di noi, ma c'è rabbia quando non sai cosa ci stai a fare al mondo, c'è tanta rabbia quando pensi appunto di essere stato fregato. Bene, il fatto che siamo esseri fragili, che ci possiamo ammalare, che possiamo morire, fa parte del contratto. Non ci ragiono più di tanto perché è un dato di fatto, un dato di realtà. Poi ci sono altre ferite, ne so qualcosa, quelle legate alla fragilità del nostro corpo. E parlo io che ho qualche problema, però penso ai tanti amici che vivono inchiodati ad un letto. E anche quelle sono un mistero, perché ti manca quella porzione del tuo DNA e alla fine ti è venuta quella malattia. Però sono altre le ferite che caratterizzano la nostra vita, fatto salvo queste che ci sono e accettiamo. E sono quelle che derivano, mi sembra, dalle relazioni. Ecco, un gioco che faccio sempre ogni volta che faccio una conferenza su questo tema. Provate a pensare, non interroga, tranquilli, provate a pensare cos'è la cosa che vi ha fatto star peggio nell'ultima settimana. Dai, su. Ci state pensando? Sono certo che ha a che fare con una relazione, con tuo compagno, tua moglie, tuo marito, tuo figlio, il tuo genitore, il tuo collega d'ufficio, il tuo datore di lavoro, la tua vicina, che ti ha detto quella frase lì, non ci hai dormito la notte e poi ti sei alzato di malumore. Le relazioni sono fonte di grandissima sofferenza, al punto che sempre di più, questo ce lo dice la sociologia che studia i fenomeni della società, le persone tendono a restare da sole, meglio soli che male accompagnati. Due dati che mi hanno fatto rabbrividire, fatti proprio all'indomani nel 2022 del Covid: nella città di Milano il 54% degli abitanti, dei residenti a Milano, vive da sola, il 54%. A Roma sono al 48%, Bologna non lo so. C'è paura. Paura delle relazioni, paura magari perché abbiamo alle spalle un fallimento affettivo o più di uno. C'è paura, cioè
c'è una sofferenza, una ferita grande che rischia poi piano piano di farci finire nel cinismo, e non posso non pensare a Frate Francesco, non posso non pensare a lui, con i suoi 12 compagni, perché poi quando alla Verna deve scrivere la famosa regola che il Papa, finalmente una regola un po' più seria che non quelle tre cose che aveva scritto, e poi Elia dice: ah, l'abbiamo persa. Ma quello l'avete persa? Perché erano tutti terrorizzati che Francesco facesse una regola troppo dura. Quanto deve essere stato faticoso. O anche, parlo di me, non vi conosco, non mi permetto, ma se io guardo, e cerco di farlo tutte le sere, insieme all'orsacchiotto che mi ha regalato mio figlio quando era bambino e che sta sul mio letto, parliamo sempre io e lui, l'orsacchiotto, non mio figlio, e provo a fare un po' il punto della situazione della giornata. I buoni vecchi predicatori domenicani dicevano l'esame di coscienza. E se sento della tristezza nel mio cuore, citando il Salmo, perché ti rattristi anima mia, perché su di me gemi, devo dire che molto spesso, lo dico pubblica confessione, sono miei giri di testa, quella roba lì che ha suscitato in me dell'invidia, quella cosa, ieri prima di scendere mi è arrivato le spese condominiali, ci deve essere stato uno sbaglio, mi hanno dato una fraccata, mi hanno accreditato dei soldi del precedente inquilino, quindi ho dovuto chiamare, ovviamente non ci ho dormito la notte. E poi mi sono svegliato al mattino e ho detto: ma tu pensa cosa vuol dire perdere una notte per questo? Ebbene, ho imparato nella mia vita, lo dico così ma non ci sono mica ancora riuscito, a distinguere le ferite inevitabili dalle ferite inutili. Le ferite inevitabili le conoscete anche voi, appunto il fatto che sono fatto di cellule che stanno invecchiando, quindi qualche malanno me lo piglio. Il fatto che se sgarro nel cibo poi sto male, le ferite inevitabili sono, che ne so, adesso non lo faccio più, ma quando ero ciofane, pieno di cioia, se voglio raggiungere un 4.000 bisogna faticare, poche storie. E questo è inevitabile. E poi ci sono tutte le altre. Le ferite che nascono dalle paure, dall'ansia, dal non sentirsi amati, dal sentirsi inadeguati, dai sensi di colpa che magari qualcuno ci ha instillato e poi ha continuato a innaffiare tutta la vita. Tanta roba. L'altro giorno, no, un po' di mesi fa, parlavo con una persona che mi diceva: mia madre mi ha rovinato la vita, ha trattato sempre meglio mia sorella rispetto a me, io ho avuto una vita orribile, la odio. E io dicevo: ma è morta da 20 anni tua madre. Da 20 anni. E lei la teneva in vita. Ci sono ferite che vanno suturate. Se ti avvicini troppo alle lame, è ovvio che ti tagli. Ma certamente, perché io ho il terribile potere di leggervi le menti, qualcuno di voi avrà detto: la fai giù un po' semplice, Paolo. Ma il dolore dell'innocente. Beh, non citatemi i bambini che muoiono sotto le bombe, per favore, perché quello non è dolore dell'innocente, è dolore che provochiamo. È complesso, lo so. Beh, avrete anche Pizzaballa, tra l'altro, qui. Grandissimo uomo e grande testimone. Ma il dolore dell'innocente. Mi è capitato da prete di seguire bambini malati che muoiono. Non credo esista nulla di più devastante, ma peso le parole, di mistico. Non abbiamo risposte. La Bibbia stessa, ho scritto anche un libro su questo qualche anno fa, la Bibbia stessa non dà ragione del dolore dell'innocente, che alla fine è la più grande e sensata obiezione che un ateo mi possa rivolgere. Perché se noi dicessimo che Dio è imperscrutabile ed è una carogna, allora ci sta anche il dolore dell'innocente. Ma poiché noi ci ostiniamo a dire che il Dio che Gesù è venuto a rivelarci, che già Israele aveva conosciuto, è un padre pieno di misericordia, come si fa a conciliare? E mi permetto, in punta di piedi, da sofferente, non cercate di dare ragione alla sofferenza degli altri o a consolare, rischiate di fare più danni. Cosa ha fatto Gesù?
ha portato su di sé, lui che era innocente, tutto il dolore e lo ha trasfigurato. Ecco, allora non so perché nella mia riflessione, seguendo il flusso di pensieri, non ho potuto non prendere a cuore l'esperienza di Giobbe, un libro che sto, come dire, che mi insegue da molti anni, di cui ho promesso prima o poi di fare un breve commento, ma è come spiegare una barzelletta, o la capisci o non la capisci, non ha bisogno di commenti Giobbe. Conoscete tutti la storia di Giobbe. Il libro di Giobbe è un libro parenetico, cioè esortativo, il signor Giobbe non è mai esistito, ma chi ha scritto quel libro ha avuto davvero una overdose di Spirito Santo, perché fino ad allora girava molto, come ancora oggi, il discorso della giustizia retributiva. Se fai il male ricevi il male, se fai il bene ricevi il bene. Cosa che peraltro la Bibbia in certe parti afferma, salvo poi perché la Bibbia sono un insieme di oltre 70 libri, dice tutto il contrario di tutto, salvo poi in certi altri dire no, non è così, c'è una sorta di pedagogia della comprensione di Dio, uno sviluppo della comprensione di Dio che avviene in pienezza solo in Gesù, ci dice Papa Benedetto nel Verbum Domini. Ebbene, sapete tutti la storia di Giobbe, uno a cui va tutto bene, un gran devoto, un grand'uomo, proprio uno straordinario, ed improvviso alla corte celeste, perché nel mondo biblico si immagina Dio con la sua corte come il re, quindi ha due troni, quello della misericordia e quello della giustizia, ha i suoi consiglieri, un angelo per ogni nazione, 70, e poi c'è il Satan. Il Satan, che povero lui, poi l'abbiamo cornificato e fatto diventare orribile, ma altro non è che il pubblico ministero. E dice Dio, Giobbe è tutto contento, Dio è tutto contento di Giobbe, e Satan gli dice per forza gli va tutto bene, vedrai se gli va male, e dice boh, vediamo. E in effetti la vita di Giobbe diventa catastrofica, perde tutte le sue ricchezze, perde tutti i suoi figli, si ammala. Quando i suoi amici Elifaz, Bildad e Sofar arrivano per vederlo, lo vedono in uno stato talmente terribile che per una settimana si siedono accanto a lui e stanno zitti. Bella indicazione. Però poi purtroppo parlano per 40 capitoli, in cui sostanzialmente, in uno stile particolare, poetico, che è uno degli stili della Bibbia, dicono a Giobbe chissà cosa hai combinato, per essere ridotto così, chissà quale peccato nascosto. Allora è interessante perché Giobbe continua a difendere e a proclamare la sua innocenza. Alla fine arriva un quarto personaggio, Eliu, il quale dai capitoli 32 e 37 fa un discorso che spesso io mi sono sentito rivolgere. Dio ti mette la prova, lo fa perché tu cresci. E sono contento che anche Giobbe non si fa convincere da questo ragionamento, perché non è così. E alla fine, come sapete, il libro di Giobbe non dà una conclusione, per cui d'improvviso Giobbe, che giunge a dire che Dio è un sadico, all'inizio Giobbe è tutto il perfettino, Dio ha dato, Dio ha tolto, sia benedetto il nome del Signore, nudo uscì dal seno di mia madre, nudo vi ritornerò, alla fine dice che Dio è un sadico. Questa è parola di Dio, questa cosa mi emoziona ogni volta, è parola di Dio. Dio ammette nella sua parola ispirata qualcuno che gli dia del sadico. Ma a questo punto l'accusato diventa accusatore, arriva da Giobbe e dice Giobbe, non c'eri, non sai, non c'eri, non sai, e comincia a dire quando ho creato Orione, tutte le stelle, l'universo, e fa tutto l'elenco, dove eri tu? Quando è che siamo incontrati, che mi dicevi come creare? Insomma, Dio non dà una risposta al perché della sofferenza. Eppure la conclusione del libro di Giobbe, tutto il libro di Giobbe, era chiuso in una sola frase. Quando Giobbe, dopo questo, potremmo dire, alla fine agli occhi di Giobbe, cito il Ravasi, alla fine agli occhi di Giobbe non appare perciò l'incastro perfetto del male nella trama della storia dell'essere. Non la risposta, non l'incastro, ma il volto di colui che questo incastro realizza secondo il suo disegno trascendente. Cioè alla fine Giobbe dirà, ti conoscevo solo per sentito dire, ora invece ti ho visto con i miei occhi.
Ecco il messaggio sconcertante di Giobbe e della Scrittura. Attraverso le ferite posso comunque fare esperienza di Dio. Attraverso ferite posso comunque fare esperienze di Dio. E mi chiedo, e vi chiedo, come padre sono messo in discussione perché anch'io, come tutti i padri della mia età, faccio l'errore che ho visto è molto molto diffuso. Cerco di prevenire sofferenze ai mio figlio. E poi mi guardo dentro e vedo che tutte le scelte importanti nella mia vita sono passate attraverso il dolore. E mi chiedo, ma perché quindi io faccio questo? Evidentemente dico a mio figlio non fare lo scemo, non strafarti di droga, non, ovviamente. Ma se c'è un fallimento che è suo, è lui che lo deve affrontare. Ed è bellissima questa cosa che ci dice Giobbe. E io l'ho sperimentata e la sperimento ancora, e penso molti di voi. Provate a pensare alla situazione più dolorosa che avete affrontato. Ora la guardate in maniera diversa. Non la vorreste rifare. Certo che Dio non manda le sofferenze. Però attraverso quella sofferenza, cito il grandissimo Fyodor Dostoevskij a memoria, scusate, il mio angelo custode mi suggerisce le citazioni, che in una lettera a una sua cara amica, in cui Fyodor Dostoevskij, questo grandissimo, forse il più grande, insieme a Tolstoi, letterato russo dell'Ottocento, grande cercatore di Dio, grande cercatore di Dio, alla fine della sua vita scrive a questa sua amica che lui è un tormentato e dice che in certi momenti però la verità si fa più chiara, dice, perché nel dolore la sofferenza si fa più chiara, ed è il famoso brano in cui lui scrive: ho elaborato un piccolo simbolo di fede, io non credo che non ci sia nulla di più bello, di più virile, di più compassionevole di Gesù Cristo. E vi dirò di più, se mi si dimostrasse che Cristo è fuori dalla verità e la verità è fuori da Cristo, preferirei stare con Cristo che con la verità. Cioè, è vero, a volte se prendiamo sul serio la vita e prendiamo sul serio il Dio di Gesù, che è un Dio felice, che ci vuole felici, ma che ci tratta da adulti, a volte facciamo quel percorso. Arrivo al mio ultimo punto per stare nel tempo, penultimo, perché poi devo dire due cose sul mio libro, se no il mio editore mi licenzia, scherzo. E qui arriviamo a Francesco. Con che spirito Tommaso arriva in quella lunga quaresima che per lui iniziava dall'Assunta alla Verna? Questo luogo in cui si rifugiava volentieri, ormai duramente minato nel corpo, malato negli occhi, sapendo che ormai la sua intuizione, che era diventato un ordine religioso, potente, al primo capitolo delle Stuoie alla Porziuncola 3.000 frati sono arrivati da tutto il mondo, però sa che non è più opera sua, sa che è normale, è giusto, e lo dico con serietà e consapevolezza, che i suoi successori, prima Elia, poi Bonaventura, in qualche modo dovessero, come dire, mettere un argine a questo fiume in piena, che probabilmente è un mio pensiero, nessuno si scandalizzi, l'unico che ha vissuto il francescanesimo è stato Francesco. Era una cosa tra lui e Dio, tra lui e il suo Dio. E vi racconto questo aneddoto: quest'anno per la prima volta nella mia vita, stimolato da un libro dell'amico Alberto Maggi, sono andato a Lourdes il giorno prima che chiudesse tutto, in modo da non incontrare nessuno. Lourdes a novembre è veramente una maledizione, vi posso garantire. E sono tornato da Lourdes pensando a questa cosa che ancora devo capire, che Maria, che è apparsa a Lourdes, ne sono assolutamente certo, è apparsa solo per Bernadette, per darle dignità. È una cosa tra lei e Bernadette. Poi noi andiamo lì, bene. Ma il rapporto con Dio è sempre uno a uno in Cristo. Ed è straordinario
Francesco che arriva alla Verna con i frati che gli vengono mandati per fargli pressione per finire questa benedetta regola, la regola bullata. Quindi con quanti pensieri, lui che ormai non sta sempre da solo nella grotta a pregare giorno e notte e fa digiuno sul suo corpo sfinito, e a un certo punto avviene qualcosa. Ecco allora l'ultimo e definitivo passaggio. Francesco scopre che quelle ferite che porta nel cuore, il vedere il suo ordine diviso fra chi dice è impossibile vivere questa regola, non scherziamo, e chi dice ma no, dobbiamo portarla avanti a tutti i costi. Questo che è la sua grande ferita. E io mi immagino, non voglio entrare, come dire, fare della fantastoria, però anche come avviene a me e avviene a voi, dovete dire ma mi sarò sbagliato. E in quel momento Francesco riceve un sigillo. Sapete, c'è una lunga disputa sulle stimmate, oggi avete anche fatto un convegno, ma poco importa, perché in quel momento Francesco capisce che quel dolore è un dolore condiviso, che attraversando quelle ferite si configura totalmente a Cristo. Scrive fra Tommaso da Celano nella sua vita prima: era meraviglioso scorgere al centro della mano e dei piedi del poverello d'Assisi non i fori dei chiodi, ma i chiodi medesimi formati di carne dal color del ferro e il costato imporporato dal sangue. E quelle stimmate di martirio, questa è la cosa che mi porto a casa oggi, non incutevano timore a nessuno, bensì conferivano decoro e ornamento come pietruzze nere in un pavimento candido. Che magnifica definizione di sofferenza. Pietruzze nere in un pavimento candido. Questo credo sia il messaggio che questi 800 anni dalle stimmate di Francesco ci deriva, che ogni ferita che attraversiamo può portarci attraverso la sofferenza accolta, non cercata, vissuta come si riesce. A volte noi, lo dico sempre un po' per ridere, vorremmo la croce col disinfettante e senza schizzi di sangue. Ma qualunque sofferenza siamo chiamati a attraversare nella vita, se come Francesco riusciamo a orientarla a Cristo, diventa come pietruzze nere in un pavimento candido. Come fece esperienza Giobbe, così come siamo chiamati a fare seguendo colui che si è donato fino alla fine. Concludo questi ultimi due minuti. Ho scritto tanto nella mia vita, forse troppo, come dico per ridere, ma non scherzo. Quando c'è il deserto anche un arbusto pare una foresta. E quindi ho avuto l'onore di avere molti lettori e molti editori e di scrivere su tanti argomenti. Ogni volta che scrivo dico, ma io sta roba l'ho già detta. E così a un certo punto, sapendo delle mie ultime vicende di salute, il mio editore, con grande rispetto, e lo ringrazio molto, mi ha detto, possiamo raccontare la tua storia? E io ho detto ovviamente di no. E poi ho detto, no, ma dai, potrebbe essere utile. E allora ho accettato una condizione, che la storia non parlasse di me, quindi non è un libro gossiparo. Sapete che io ho una vita piuttosto complessa. Sono stato prete, adesso sono prete con congedo parentale non retribuito. Da 20 anni continuo a annunciare il Vangelo in obbedienza alla Chiesa, ma non troverete niente di piccante come va di moda oggi, ok? Troverete solo una riflessione, penso, onesta e disarmata sul potere che la parola ha di agire nella nostra vita. Perché l'unico rischio che abbiamo, se ci affidiamo a Dio, è che poi Dio ci prenda sul serio. Vogliamo allora davvero portarci a casa questa sera
questa piccola riflessione attraverso ferite. Rileggo e concludo. Che Francesco ci dia la capacità, seguendo Cristo, seguendo il Vangelo, come riusciamo? Che quando incontriamo delle sofferenze nella nostra vita o nei fratelli, come scrive Tommaso da Celano, quelle stimmate di martirio non incutevano timore a nessuno, bensì conferivano decoro e ornamento come pietruzze nere in un pavimento caldo. Grazie dell'ascolto. Che in qualche modo anche loro fanno parte preziosamente di quel pavimento. Ecco, grazie davvero. E devo aggiungere il ringraziamento a tutti voi, evidentemente, per la partecipazione così numerosa, ricordarvi la possibilità di aiutarci attraverso donazioni. Chi lo vuol fare può chiedere informazioni ai personaggi che, come il nostro Eugenio, indossano la maglietta arancione. E vi ricordo ancora che tra poco, alle 20, in Piazza Maggiore ci sarà Pablo Trincia con l'evento IKEA. Infine, il libro di cui ci ha parlato Paolo, concludendo il suo intervento, che si intitola La parola mi racconta. La parola mi racconta, lo trovate in fondo, uscendo, e poi che lo stesso Paolo domani alle 10:30 presso lo stand dei libri farà, è presente per un firma copie. E in questo caso si tratta di un libro per bambini ed è intitolato In viaggio. Buona serata, buona continuazione, continuate ad essere presenti in piazza alle iniziative del festival. Io sono qui sotto per salutare se volete. Buona vita, grazie.